Buonasera appassionati amici di Kun Company e benvenuti al Sant'Ambrogio Palace, dove è appena iniziato il match tra Cappatoio e Chiavo Veronica, valido per le coppe dell'università. Occhio a Passeri, al limite, prova a calciare, lo fa male ma c'è Micheli che la deve soltanto spingere dentro. Contropiede delle Cappatoio, vola in velocità, tutto solo il numero 9, controlla e calcia! Il gol del vantaggio. Anzi del raddoppio, è 2-0 per i verdi. Lo scarico su Bozzetti in verticale, ottimo il controllo, il sinistro di Spinoglio, forse con un gomito. Ancora il Chiavo Veronica vuole riaprire il match. Occhio a questa palla che alla fine finisce preda del portiere di Cappatoio, Tavano, che va al rinvio lungo verso Sparacino. Fine primo tempo al Sant'Ambrogio Palace, 2-0 per il Cappatoio. Via, si riparte dunque con il secondo tempo di AEK Cappatoio Chiavo Veronica, 2-0 il risultato per i verdi fino adesso. Spazza senza pensarci su due volte Micheli. Il pallonetto fuori di un soffio da parte di Onofri. Opportunità per il 3-0. Controlla Garbagnati, può calciare, rientra sul sinistro e incredibilmente il pallone sbatte sul palo. Che opportunità per rientrare in gara. Murgia di testa, bene da Barretta, male, è ottimo il pallone, poi in verticale per Sparacino, che da grande attaccante senza toccare il pallone sa dove si trova la porta e scarica in rete il gol del 3-0. Punizione per Chiavo Veronica, che vorrebbe rientrare in partita. A poco dalla fine parte Beretta con il destro, centra la porta, segna il gol del 3-1 e dà una speranza ai suoi. Viene chiuso, eccolo qui il triplice fischio del signor Russo. AEK Cappatoio batte Chiavo Veronica per 3-1.